Dominella Cangemi, buonasera. Buonasera, grazie a tutti per la partecipazione. Il nome dell'ADSPEM e della sezione di Melito Porto Salvo, Michelangelo Azzarà. E grazie anche alla partecipazione alla vostra partecipazione per sensibilizzare il tessuto sociale della nostra collettività a poter prendere parte a degli avvenimenti come questi, dove ci riuniamo e possiamo parlare di solidarietà in allegria. Queste sono delle occasioni che ci consentono anche di poter confrontarci, oltre che di poter creare una rete sociale per poter garantire sia la condivisione dei nostri progetti. Soprattutto uno degli eventi che vorremmo organizzare è la presenza qua di un'autoemoteca a Melito Porto Salvo per eseguire delle raccolte di sangue necessarie per il malato emopatico. Io ora vi ringrazio e speriamo che questa sia una delle prime nostre iniziative che ci consentiranno di avviare questi nostri progetti. Una serata che viene organizzata anche insieme all'AIL, sezione Melito Porto Salvo, in modo tale da creare una rete, come ha detto lei prima, una rete sociale per incrementare anche l'adesione a chi volesse donare il sangue. Certo, per sensibilizzare soprattutto chi non conosce le problematiche ematologiche della necessità che ognuno di noi può avere di essere un donatore, che può arrivare piano piano grazie anche a queste nostre iniziative.